Ciao bimbi! Oggi proviamo insieme a fare una bellissima margherita, visto che in questi giorni abbiamo parlato della primavera. Serviranno pochissime cose, un foglio azzurro o anche bianco o giallo, quello che avete non è un problema. Poi serviranno dei cotton fioc, magari ve li fate prestare dalla mamma. Serviranno dei pezzetti di carta gialla, oppure un pennarello giallo, quello che volete, eccoli qua. Poi la colla, delle cannucce verdi se le avete, oppure dei pezzettini di carta verde. Nel foglio vi fate disegnare dalla mamma un bel cerchio, oppure provate anche voi da soli. Poi prendete la colla, mettiamola dentro al cerchio. Prendiamo i pezzetti gialli che abbiamo tagliato, se avete delle forbici con l'aiuto della mamma, la carta, oppure come facciamo a scuola, strappate la carta gialla e la incolliamo nel cerchietto. Bene, bimbi, abbiamo riempito tutto il bordo con i pezzettini gialli. Ora dobbiamo prendere i nostri cotton fioc. Ce li mettiamo vicino e con la colla facciamo delle striscioline per incollare i nostri cotton fioc. Con due manine li appoggiamo, schiacciamo un pochino e andiamo avanti a incollarli tutti per formare una margherita, tipo un raggio di i raggi del sole. Wow, la nostra margherita è pronta con tutti i suoi petali bianchi. Ora, se avete la cannuccia, bene, tagliamo un pezzetto piano e sarà il nostro gambo. Oppure, se non avete la cannuccia, prendete la vostra strisciolina verde, tagliamo sempre un pezzettino per fare il gambo, la incolliamo qui e ci mettiamo anche due belle foglioline. Ecco che la nostra margherita di primavera è pronta. Buon lavoro, bimbi! Ciao!